Prima di tutto l'abbraccio di un padre con i figli sofferenti, quello di Papa Francesco, con migliaia di persone sorde e mute riunite in un'affollata Aula Paolo VI. Vengono da ogni parte del mondo, con le famiglie, gli accompagnatori e con i fedeli cani guida, i loro occhi, senza i quali sarebbero costretti ad una vita ancora più dura. Proprio le difficoltà che ogni giorno queste persone incontrano sono al centro dei due interventi che precedono quello del Papa, padre Delci Figlio, della piccola missione per i sordomuti. E nelle nostre parrocchie e nelle diocesi in tutto il mondo, quante sono le persone sorde che trovano chiuse le porte della Chiesa? Sono senza catechesi, senza sacramenti, senza comunità, senza la fede, e non riescono ad avere questo incontro personale con Gesù Cristo, perché Lui è uno sconosciuto, perché non c'è chi faccia i segni per loro, perché non c'è chi possa scrivere con i sottotitoli. Speranza e forza arrivano però proprio da Francesco, molto colpito dalle parole di Padre Delci, che ricorda l'incontro speciale di Gesù con le persone emarginate, escluse e disprezzate. Sono loro che diventano i primi testimoni dell'amore di Dio. Ma pensiamo a tanti che Gesù ha voluto incontrare, soprattutto persone segnate dalla malattia e dalla disabilità, per guarirle e restituirle alla piena dignità. È molto importante che proprio queste persone diventano testimoni di un nuovo atteggiamento che possiamo chiamare cultura dell'incontro. La samaritana e il cieco che Gesù guarisce hanno vissuto l'esclusione, il pregiudizio e la condanna, ma in loro tutto questo diventa la via per arrivare alla grazia. La persona malata o disabile, proprio a partire dalla sua fragilità, dal suo limite, può diventare testimone dell'incontro. L'incontro con Gesù che apre alla vita e alla fede, e l'incontro con gli altri, con la comunità. In effetti, solo chi riconosce la propria fragilità, il proprio limite, può costruire relazioni fraterne e solidali nella Chiesa e nella società. Lasciatevi incontrare da Gesù, conclude il Papa, solo Lui conosce veramente il cuore dell'uomo, solo Lui può liberarlo dalla chiusura e dal pessimismo sterile e aprirlo alla vita e alla speranza.